Si è svolta nella provincia di Crotone, nel comune di Cerzeto, un'esercitazione della colonna mobile regionale, ossia il dispositivo operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, capace di far conoscere in casi di emergenza risorse operative anche di tipo specialistico dai comandi territoriali non interessati dalle criticità verso il cratere dell'emergenza. L'addestramento, in cui sono stati simulati interventi determinati dall'alluvione, ha coinvolto il personale dei 5 comandi provinciali e la direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria. Senta, io le chiedo semplicemente, come sta andando? Bene, direi che i nostri obiettivi esercitativi li stiamo sviluppando tutti, che sono l'obiettivo di fare addestrare il nostro personale in ambiente fluviale facendo dei soccorsi e anche di farlo addestrare su macerie, e in particolare nello scenario di Cavallerizzo, che non è in provincia di Crotone, però noi abbiamo simulato come se fosse avvenuto in provincia di Crotone, quindi una grande frana, dei crolli e del soccorso in macerie. Simulazione anche di eventi alluvionali, mi pare di capire. Sì, beh, diciamo che Crotone purtroppo ha questa fragilità da un punto di vista idrogeologico, quindi è uno scenario naturale da questo punto di vista. Quindi noi abbiamo simulato due interventi, uno sull'Esaro e l'altro sul Neto, che sono ovviamente i due fiumi, diciamo, maggiormente attenzionati da questo punto di vista in provincia di Crotone. Io le chiedo, in questo periodo la provincia di Crotone o la Calabria a quali rischi sono sottoposti per cui anche esercitarci qui? Sì, no, beh, il rischio che stiamo testando e quindi la risposta in termini di soccorso è sul rischio idrogeologico, quindi parliamo di esondazioni, di fiumi in piena, di persone che sono comunque intrappolate in ambiti fluviali e che cerchiamo di soccorrere, che è una situazione molto, molto verosimile, insomma, su questo territorio, e che anzi ha un tempo di ritorno di solito di qualche decina d'anni, non di più, cioè, diciamo, ogni decina d'anni accade. Poi è chiaro, bisogna comunque non solo fare protezione ma anche fare prevenzione, quindi cercare che questi eventi siano sempre più controllati. Purtroppo gli eventi hanno aumentato la loro intensità, anche con i cambiamenti climatici la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. Chiaramente la situazione anche strutturale dei corsi d'acqua non è la stessa del 96, quando ci fu la grande alluvione, e hanno creato delle opere che sicuramente hanno mitigato un po' il rischio, però il rischio rimane ed è comunque qualcosa di concreto. Ad esempio, quando vi è un evento alluvionale, cosa deve fare il cittadino, il civile, come prima cosa? Qual è il consiglio di Vigili del Fuoco? Beh, intanto il cittadino deve sapere che vive diciamo in un'area a rischio. Se vive in un'area a rischio, diciamo da manuale di protezione civile, deve conoscere anche quali sono i corretti comportamenti quando arrivano le preallerte. Di solito in casi estremi ci si allontana proprio, oppure se la situazione diventa critica improvvisamente si tende ad andare ai piani alti. Queste, diciamo, sono le operazioni da fare. Ecco, una cosa assolutamente vietata da fare è andare in cantina o andare a recuperare la macchina nel box, nel locale seminterrato, durante la fase di allagamento. Quella è pericolosissima, anzi è una di quelle situazioni che ha creato molte vittime. In conclusione le chiedo, credo che l'apporto dei Vigili del Fuoco sarà fondamentale anche durante questa grande notte di Capodanno a Crotone. Ah beh, quello certamente, diciamo, non è un compito mio, perché io in questo momento sono qua come dirigente referente della direzione regionale, ci sarà il collega Roberto Fasano che seguirà questa vicenda direttamente, ma i Vigili del Fuoco fanno sicurezza a 360 gradi, quindi anche nelle grandi manifestazioni. E anche lì una buona gestione, diciamo, sia da un punto di vista del progettuale, ma anche poi soprattutto dell'evento, è quello che fa la differenza. È chiaro, anche le persone ci devono aiutare, perché insomma i corretti comportamenti aiutano a evitare che possa accadere qualcosa di dispiacevole, anche e soprattutto in luoghi affollati, no? Come può essere la notte di Capodanno. Quindi corretti comportamenti, conoscere bene come ci si deve muovere se accade un'emergenza, e poi il resto è fatto in termini di progettazione e di gestione.